Salve ragazzi, oggi volevo affrontare questo esperimento di utilizzare i rasaerba naturali per tagliare l'erba del mio prato. Partiamo subito con l'esperimento. Eccoli qua, vetosa erba. Vediamo come stanno andando avanti. Hanno un po' da fare. Sempre meglio che niente. Ciao piccolina! Bene dai. Vetosa erba naturali, sono al lavoro, vediamo su questo settore cosa riescono a fare. Questo è il terreno dove ho fatto la sperimentazione. Oh. Bene dai, stanno facendo il loro lavoro. Ragazzi, questo è il risultato dopo 20-25 giorni di pascolo delle pecore e capre. È già cresciuta l'erba fresca di nuovo e le capre non sono riuscite a tagliare questi, a mangiare questi rovi. Dunque dovrò fare io un passaggio per eliminare questi rovi. Poi per il resto mi sembra anche abbastanza bene, piuttosto di tagliare tutta quest'area. Poi però l'anno prossimo, passato l'inverno, devo tagliare subito e non aspettare troppo. Ok. Situazione dopo il pascolo delle capre e pecore. Allora, hanno fatto dei camminamenti, hanno mangiato qualcosa, non tutto, certe tipo Spirea japonica non l'ha nemmeno toccata, mentre i rovi, anche quelli, hanno fatto qualche piccolo camminamento, però il resto non sono riusciti a mangiare. Adesso mi interessava questa zona qua, da qua in giù, questo prato. Adesso farò una leggera pulizia di tutti i rovi rimasti che le capre e le pecore non sono riuscite a mangiare, e poi l'anno prossimo però bisogna tagliare per tempo il prato, non aspettare troppo. Ok, comunque qualcosa hanno fatto. Ragazzi, pulizia leggera di quello che hanno lasciato le capre e le pecore, qualche rovo ogni tanto e basta per quest'anno, poi la primavera prossima ci penseremo. Faccio un breve taglio. Ragazzi, allora adesso farò questo leggero taglio, diciamo un po' grossolano, per tirare via i rovi. Basta, mentre da questa parte ho pulito bene, perché
qui devo fare la raccolta di queste castagne. E niente, lavoro ce n'è parecchio e adesso vado avanti. Ciao ragazzi, alla prossima.